Questa mattina il vice sindaco Eugenio Fusignani è intervenuto alla cerimonia di intitolazione dell'artista Antonio Rocchi di un vincolo del Borgo San Rocco che congiunge via Portone con via Rampina, con lo scoprimento delle targhe dedicate. Sono fiero di questa intitolazione, ha affermato Fusignani, che peraltro avviene nelle vicinanze dell'abitazione del nostro illustre concittadino, che oltre ad essere un mosaicista di valore e tra i fondatori dell'Accademia di Ravenna, partecipò da Mazziniano alla lotta di liberazione. Questa intitolazione è quindi un omaggio alla sua vita e alle sue opere, diffuse in Italia e all'estero, ha detto Fusignani. Le targhe installate sono in mosaico bizantino ravennate e sono state realizzate dal laboratorio dell'Associazione Disordine, dalle mosaiciste Sofia Laghi, Mariana Luordo, Isabella Merendi e Francesca Sansavini, con il coordinamento di Elena Pagani e Marcello Landi, il supporto tecnico di Edoardo Missi e il contributo dei maestri scultori Mirta Morigi e Mauro Bartolotti. Scopriremo le due targhe, che una è qui e l'altra in via Rampina, all'angolo con via Rampina, e c'è una cosa casuale ma simbolica molto profonda nella targa che guarda via Rampina. Io ricordo che Rocchi, tra le sue piante che amava disegnare, c'era il melograno. Lui prendeva le melograne, le faceva seccare e poi li faceva fare i modelli per i suoi quadri, per le sue nature morte. Ecco, casualmente, di fronte alla targa che scopriremo in via Rampina, c'è un melograno che proprio in piena espressione di frutti, un melograno bellissimo, che riprende questa simbologia a cui era molto legato Antonio Rocchi, e credo che se lo meriti, perché il melograno è simbolo di rinascenza ed è presente in tutte le religioni del mondo e in tutte le realtà simboliche.